Ben ritrovati dalla sala stampa dello stadio Alfredo Viviani per la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister del Potenza Calcio, Marco Marchionni. Con noi l'amministratore delegato Nicola Macchi e il direttore sportivo Natino Varrà. Passo subito la parola ai colleghi del media partner La Nuova TV. Allora, intanto un buongiorno e un benvenuto a mister Marchionni qui a Potenza. Faccio proprio una brevissima premessa. La sensazione che abbiamo sempre avuto dal di fuori è che il nome di Marchionni fosse in qualche modo legato a Potenza, perché il suo nome girava già quest'estate e girato in autunno, si è concretizzato adesso in inverno. Quindi poi su questo magari possiamo fare anche un accenno alla società se vuole intervenire su questo punto, però volevo veramente chiederle invece a lei mister, ha avuto 3 giorni per vedere la squadra, che cosa ha visto? Quali sono le sensazioni e cosa si aspetta dal campionato del Potenza da questo momento in poi, ovviamente? Allora, credo che prima di tutto bisogna ringraziare la società che mi ha scelto. Abbiamo il direttore che sì, ci avevo parlato e poi si è concretizzato tutto adesso, però credo che Potenza era già nel mio destino, perché parlando mi incuriosiva molto, insomma... Okay. Ha una proprietà importante che sta facendo investimenti, è una proprietà nuova che comunque vuole dire la sua. Ha un direttore che è navigato, perché comunque è stato anche in piazze importanti, ma quello che mi ha fatto piacere è che conosce il calcio. E secondo me quando è una persona che conosce il calcio, per un allenatore è fondamentale, perché ci si può confrontare, ci si può parlare e ci si può... discutere anche di situazioni. Quindi per questo dico grazie al direttore, grazie alla società per avermi scelto. Invece per quanto riguarda la squadra, credo in 3 giorni ci sia già stata una figura importante, però già questa l'avevo, perché è una squadra fatta in modo giusto, con giocatori importanti, che purtroppo se si arriva a cambiare 3-4 allenatori ci sono state delle difficoltà. Però adesso non c'è più tempo, adesso bisogna ripartire a zero, ripartire nel modo giusto. Alfonso Pegorà. Buongiorno mister, Alfonso Pegoraro, quotidiano del Sud, Potenza Rossoblu. Innanzitutto una piccolissima premessa, credo che la situazione fra virgolette di classifica, non sia molto preoccupante, almeno a mio giudizio, anche grazie al lavoro di Pietro De Giorgio che è stato fatto in queste 3 settimane, e credo che ciascuno di noi debba comunque rivolgere un ringraziamento a De Giorgio, poi magari la società ci farà sapere che fine ha fatto Pietro, insomma solo questo, perché è sparito dal radar. Situazione appunto di classifica secondo me non preoccupante. Dall'esterno che idea si è fatto di questo campionato e soprattutto di che ruolo può ritagliarsi il Potenza sotto la sua guida? Ma credo che intanto il ringraziamento vada a Pietro per tutto il lavoro che ha fatto qui a Potenza. Già l'anno scorso anno so che ha avuto un ruolo fondamentale, e anche queste partite comunque ha diretto, secondo me ha fatto un buonissimo lavoro, perché comunque è stato con 3 partite senza prendere gol, ha dato fiducia, ha dato tranquillità alla squadra, all'ambiente, e questo penso che per la squadra sia stato fondamentale. Ma è normale che poi si fanno delle scelte. Io ho cercato di far capire al direttore, alla proprietà, comunque, che avevo il mio staff come giusto che sia, perché credo che un allenatore debba lavorare con quelle persone comunque con cui si confronta anche giornalmente, anche quando si è fuori dal campionato. E quindi poi per le altre cose giustamente è la proprietà che dovrà dire, diciamo, dove è andato Pietro. Io soltanto lo posso ringraziare, perché ho trovato i ragazzi motivati, i ragazzi tranquilli, i ragazzi che comunque hanno lavorato nel modo giusto, e questo me lo sono ritrovato in questi 3 giorni. Perché effetti era quello che era mancato nelle precedenti partite, perché con la gestione era quello che era mancato nelle precedenti partite, lo dico come considerazione mia personale, perché la precedente gestione, diciamo, era un po' fra virgolette tesa. Io mi auguro chiaramente che la sua presenza possa anche tranquillizzare un po' l'ambiente e mettere tutti quanti in serenità per il raggiungimento dell'obiettivo minimo. Ma a me non piace giudicare il lavoro degli altri, perché secondo me può giudicare soltanto chi è presente. Quindi io adesso giudicherò il mio lavoro, perché sarò presente, e giudicherò i ragazzi che li avrò giorno dopo giorno.
Buongiorno mister, Sandro Maiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. La mia domanda è su Marco Marchionni allenatore. Noi conosciamo Marco Marchionni giocatore, abbiamo visto, l'abbiamo apprezzato, eccetera, eccetera. Tranne una parentesi. Marco Marchionni come allenatore, che allenatore è, che cosa vuole, che cosa chiede ai suoi giocatori? Forse un rompiscatole, una persona che pretende tanto. Io ho parlato chiaro ai ragazzi che sono a loro disposizione, sono anche a loro pari, perché secondo me un allenatore per tirar fuori le caratteristiche di ognuno deve riuscire a legarci. Quindi per me l'alchimia, quello che si crea, poi lo riporti sia negli allenamenti che soprattutto nelle partite. Quindi Marco è una persona che vorrà legare con il gruppo soltanto per tirargli fuori le qualità del gruppo. Essere stato un calciatore sicuramente in questo compito lo agevola, nel senso che percepisce e capisce un po' la psicologia dei suoi giocatori. Sì, mi dà una mano, però poi quello secondo me è un contesto che io metto da parte, perché ormai insomma, ho giocato a calcio, ma per me è già stato dimenticato. Adesso mi dovrò concentrare sulla carriera che ho iniziato, perché io se l'ho iniziato mi sono dato un obiettivo, quello più importante, che è arrivare fino al massimo. Se non ci riuscirò poi capirò il perché, però credo che quello da calciatore ormai sia già il dimenticatoio. Poi mi aiuterà e mi aiuta anche a avere confronti, perché qui ci sono personalità diverse e quindi anche con personalità diverse ti devi anche plasmare e devi cercare di capire come sono i ragazzi. Pietro Scognamiglio. Salve mister, Pietro Scognamiglio, Gazzetta e Sky Sport. Torno sulla considerazione che giustamente faceva sul direttore conoscitore di calcio, no? Vorrei conoscere un po' il retroscena dei vostri colloqui, cioè il direttore quando l'ha contattata le ha fatto presente una situazione sulla quale c'è da intervenire prima sul lato tecnico o prima su un altro aspetto di connessioni che non si sono create con lo spogliatoio, perché come tutti dicono giustamente dal di fuori e penso lo dica pure lei, guardando la costruzione della rosa del Potenza vengono dei dubbi sull'attuale posizione di classifica. Grazie. Allora, innanzitutto quando ho sentito il direttore sembrava di averlo già conosciuto da tanti anni, perché ci siamo subito trovati, abbiamo parlato, ci siamo confrontati, però posso dire che è una persona molto vera, molto sincera, molto schietta, che parlando mi trasmetteva ancora più voglia di venire qui, quindi per me è stato fondamentale aver trovato una persona così. Poi per quanto riguarda la rosa, cioè se la vai a analizzare singolo giocatore in modo singolo non possiamo dire che Potenza merita quella classifica, però se è in quella classifica qualche mancanza c'è stata e quindi bisogna lavorare in quella mancanza per far sì che arrivino più vittorie possibili, per ricreare magari tutto quell'entusiasmo che c'è stato all'inizio, perché da quello che mi dicono qui all'inizio c'era veramente tantissimo entusiasmo, obiettivi importanti. Secondo me fin quando la matematica non ti condanna, quegli obiettivi bisogna raggiungerli, poi dipenderà da noi e dipenderà adesso da me per far sì che i ragazzi riescano la domenica a fare più punti possibili. Grazie. Mister, ben arrivato, Giuseppe Cutro TRM, mi collego a questa seconda parte della domanda. Al di là dei numeri, dei moduli che non mi interessano, ma quale filosofia di gioco vuole trasportare ai suoi uomini? Grazie. Che la squadra deve giocare a calcio. Se la squadra gioca a calcio con un'idea ben precisa, tutte le qualità che poi verranno fuori sono tutte guadagnate, perché qui ci sono giocatori che possono avere qualità importanti, però se hanno già un concetto di base, quei due o tre concetti che si ripetono in modo sistematico, poi le altre qualità vengono da sole, perché se un giocatore ce l'ha, ce le ha. Buongiorno mister, Rocco Sabatella, Potenza Rossoblu, Talenti Lucani. Io ho una curiosità, lei è relativamente giovane come allenatore, le auguriamo una carriera luminosa, lo ha detto poco fa. Io volevo sapere, sono curioso di capire, qual è stata la sua fonte ispiratrice per aver scelto il 3-5-2? Chi l'ha spinto a, diciamo, sia nella carriera di allenatore, perché ha avuto tanti, nella carriera di giocatore, perché ha avuto tanti allenatori che l'hanno potuto dare, apprendere, avrà preso da loro i consigli per la carriera futura. E perché da 5 anni lei ha fatto sempre il 3-5-2, abbiamo visto anche nei primi tre giorni che il modulo di riferimento suo è sempre quello. No, io a Carrara
con il mister Baldini facevamo il 4-2-3-1. Secondo me il sistema di gioco va in base ai ragazzi che hai, non è che ho il sistema prefissato in testa. Secondo me mi devo plasmare anche in base ai giocatori che trovo, perché io a Foggia ho iniziato che già comunque stavo iniziando il campionato, qui sto iniziando che già inizio il campionato, che inizio il campionato già iniziato, a Novara sono tornato, quindi a campionato iniziato, quindi secondo me è un sistema di gioco che ti permette di avere tante soluzioni, però io se devo cambiare, se trovo giocatori che mi danno la possibilità di cambiare, non ho nulla al contrario, anzi a me piace. Insomma piace cambiare, perché secondo me un allenatore al giorno d'oggi deve avere in testa tante situazioni che purtroppo una partita ti portano a cambiare. Mister, buongiorno. Francesco Cutro, Antenna Sud. Noi abbiamo imparato in questo anno e mezzo a conoscere la disponibilità di questa società, conosciamo anche il peso della rosa, degli uomini che sono stati presi in questo mercato. Lei arriva a Potenza come quarto, diciamo, allenatore. Prima di lei, togliendo la parentesi di De Giorgio, ci sono stati due tecnici di grande esperienza, Colombo e Lerda prima. Secondo lei il fatto che questi due allenatori prima di lei abbiano interrotto il rapporto, si è chiesto il motivo, considerando quindi un ambiente assolutamente ottimale, una piazza che noi la conosciamo e sicuramente dà tutto per questa squadra. Quando, diciamo, ha accettato, si è chiesto quale può essere stata la motivazione per la quale due tecnici di maggiore esperienza non sono riusciti a dare quello che la società ha chiesto, premettendo la società all'inizio stagione non ha paventato obiettivi chissà di quale livello, di migliorare la scorsa stagione. Ci sono riusciti almeno in questa prima fase con due punti in più rispetto all'anno scorso, però questa cosa l'ha fatta riflettere, l'ha spaventata? No, per niente, altrimenti non avrei accettato. Non mi son chiesto nulla. Quando c'è stato il colloquio col direttore, ci siamo trovati e già quello per me era un punto di partenza. Quindi non mi sono chiesto in motivazioni. È normale che se si vanno a cambiare allenatori dei problemi ci sono. Per me le sfide mi piacciono, a me le cose difficili mi intrigano. Quindi credo che qui ci sono veramente i presupposti per far bene, però dipenderà poi da noi. Rispondo solo se i motivi. No, i motivi, ognuno ha il suo motivo. Il motivo è che ci devi stare per capirli. Se me lo chiedo, mi posso dare talmente tante risposte che non servono a nulla. Grazie. Mister, buongiorno. Pino Marcedu, Potenza Rossoblu. Ben arrivato in Basilicata, ben arrivato a Potenza. E buon lavoro. Questo è il mio augurio, soprattutto perché lei subentra dopo che due allenatori purtroppo sono stati esonerati. Non si sente un po' privilegiato, perché poi subentrare alla fine del girone d'andata con il mercato alle porte potrebbe essere un vantaggio per un tecnico che poi ha anche la possibilità di rettificare qualcosa, e quindi vorrei sapere se è vantaggioso questo per la squadra, per la società, per il Potenza stesso. Seconda domanda, qual è il reparto che la preoccupa di più? Grazie. Privilegiato sì, perché ho la possibilità di lavorare in un ambiente sano, un ambiente che vuole imporsi, un ambiente che comunque vuole fare qualcosa di importante, perché ha cambiato proprietà e questa proprietà sta facendo degli investimenti importanti. Possiamo dire che è normale che tutti possano pensare che al mercato è facile, più facile perché magari puoi chiedere dei giocatori, ma sappiamo benissimo che il mercato di gennaio è totalmente diverso da quello di giugno e di luglio. Quindi io sono soltanto privilegiato perché sono venuto qui, perché voglio dare una mano, perché voglio mettere anche la mia esperienza, anche se giovane da allenatore, a disposizione comunque di una squadra che vuole fare grandi cose. Il reparto che la preoccupa di più? Ma se si hanno 23 punti e ci sono state difficoltà, tutti i reparti mi possono preoccupare, tutti i reparti non mi possono preoccupare, dipende da come giocheranno i ragazzi, perché se si riuscirà a far gol e non prenderli, togliamo tutte le preoccupazioni che abbiamo. Se poi non lo faremo, allora inizierò a preoccuparmi, però sarò io il responsabile, perché non sono stato in grado di trasmettere quello che volevo ai ragazzi. Federico Pellegrini.
Tanto buon anno per il direttore Varrà. Le chiedo se il mister le ha fatto qualche richiesta specifica di mercato e se ci sono dei calciatori che lei può già, diciamo, etichettare in uscita ad oggi. No, rispondo pure su De Giorgio. Allora, per quanto riguarda il mercato, ci siamo confrontati già col mister, naturalmente deve fare delle valutazioni perché comunque ha a disposizione una rosa di 25 calciatori, quindi ad oggi è difficile perché siamo tutti completi a livello di rosa, siamo tutti pieni, quindi sarà un mercato molto difficile, se non di scambi, di comunque non facile, anche perché la devi migliorare la squadra, quindi per migliorare. Non sarà manco facile come situazione. Per quanto riguarda invece i giocatori che sono già in uscita, ancora non li diciamo, né tantomeno abbiamo abbozzato un qualcosa, ma niente di particolare. Su De Giorgio sono contento che mi hai fatto questa domanda, perché comunque sono stato attaccato diverse volte, che sono stati esonerati 4 allenatori e De Giorgio non è stato mai mandato a casa. Quindi sono contento che mi fa questa domanda, perché alla fine i fatti per Pietro, che è un ragazzo emergente, che comunque fra 2-3 anni, non lo so, farà l'allenatore, perché sicuramente sarà pronto a fare questo percorso, è stata una, tra virgolette, una piccola vittoria, perché abbiamo creduto sempre in questo ragazzo che comunque rimarrà con noi e starà in primavera e quindi farà il suo percorso da lì. Sì, farà un suo percorso da lì. Sì. Moritz, andiamo tutti quanti a scalare. Okay. Ultima domanda, Gigi Sambo. Allora, io mi voglio rivolgere anche all'amministratore delegato Nicola Macchia, perché l'abbiamo detto in apertura, il binomio, diciamo, Potenza Marchionni si poteva creare già in altre situazioni. Perché si è arrivati soltanto adesso a Marchionni e soprattutto quanto è stato difficile nell'arco di questi 4 mesi per lei, per la società, dover sopportare tutte queste situazioni e dover anche cambiare 4 allenatori? Buongiorno a tutti intanto. Chiaro che non è semplice in 4 mesi dover cambiare di fatti 2 panchine. Su De Giorgio, detto bene Francesco prima e il direttore dopo, è stato con noi dal principio, lo riteniamo uomo fondamentale e per cui abbiamo deciso di dargli fiducia e bene abbiamo fatto, perché siamo arrivati al termine del girone d'andata nel migliore dei modi, considerata la situazione, con 2 punti in più rispetto allo scorso anno, e quindi anche con una piccola soddisfazione, quella di aver potuto raggiungere l'obiettivo. Ne avremmo voluti 10 in più, purtroppo la situazione è questa. E ritornando ai mister, è stato complicato ed è complicato, però dobbiamo anche tener conto che in Serie C soprattutto l'alternanza delle panchine è diventata è ricorrente in tante squadre. Noi confidiamo, ringraziando comunque il lavoro svolto mister Colombo e mister Lerda. Non si è creata quell'empatia evidentemente con la squadra e forse anche in alcuni casi con l'ambiente in generale, però io sento di doverli ringraziare comunque per il lavoro svolto, perché sono state parte attiva di questi 23 punti, 14° posto, ed oggi abbiamo un ottimo allenatore. Ringrazio, al contrario, lo ringrazio per aver accolto la nostra offerta, sperando che possiamo creare le basi non solo per continuare con l'obiettivo prefissato all'inizio campionato, ma anche per programmare nel migliore dei modi il prossimo anno. La conferenza stampa termina qui, auguriamo buon anno a tutti i tifosi, a coloro che ci hanno seguito tramite il media partner Nuova TV e a tutto lo staff.